È senza dubbio uno dei punti più suggestivi di Fano, lo splendido belvedere della darsena borghese che si affaccia sul seicentesco porto di Fano. Unito al fatto che, essendo praticamente all'ingresso della città, a ridosso della nazionale, è anche un biglietto da visita per chi transita qui e, non ultimo, il suo passaggio pedonale unisce due porzioni di Fano di grande vivacità, il Lido con il centro storico. Sabato mattina questo suggestivo scorcio di Fano, che versava da tempo in un pessimo stato, dopo un restauro di alcuni mesi e 110.000 euro di investimento, è stato restituito alla città con buona pace di quanti non si rassegnavano, correndo non pochi rischi a doverlo bypassare per raggiungere il cuore della città. Questa è la darsena borghese, è una terrazza che onestamente quando mi sono insediato come sindaco era inguardabile. E in questo, mi ero preso un impegno che è stato mantenuto, prima togliendo le vele, ringraziando anche al privato, e abbiamo dato un nuovo volto dignitoso alla terrazza. Grazie anche ai marinai d'Italia, all'Associazione dei Marini d'Italia, la darsena è tenuta in modo straordinario, è bellissima, è anche semplicemente un bel vedere. È un luogo che andrà ancora più valorizzato anche nel percorso che fiancheggia il canale. È un grandissimo orgoglio oggi riaprire al pubblico il belvedere della darsena borghese, che è appunto il punto di congiunzione tra la storia della città di Fano, quella rinascimentale, quella romana, con il mare. E quindi il porto, per quanto riguarda le attività del porto importantissime, ma anche per il turismo, perché ovviamente ora il mare si è trasformato anche in qualcosa di diverso. Allora in questa città, in questo punto di congiunzione tra la città vecchia e il mare, ovviamente avere un belvedere rimesso a posto è sicuramente motivo di orgoglio. Ovviamente noi ci siamo limitati a fare degli interventi di restauro conservativo presso la terrazza e abbiamo cambiato la pavimentazione, che come certamente tutti i cittadini fanesi ricorderanno era in uno stato pietoso. Abbiamo consolidato anche, diciamo, proprio la muratura, perché negli anni era diventata anche un motivo di scarsa sicurezza, c'erano dei tavoloni e quindi siamo intervenuti riportandola a nuovo.